la tua guida per essere un buon cittadino digitale. E questo è cos'è un cittadino digitale? È scritto qua. Però passiamo, come puoi essere un buon cittadino digitale? Con i social può essere facile condividere dietro uno schermo cose che potresti non sentirti a tuo agio a dire nella vita reale. Quindi, quando si utilizza una piattaforma online, una semplice domanda da porsi è: lo direi di persona questa cosa che sto postando? Che si tratti di una riunione, di una lezione, di una chiacchierata con un amico, un buon cittadino digitale dovrebbe considerare questa prospettiva per costruire una presenza sul web. Gli esperti sottolineano inoltre che è importante evitare di pubblicare qualsiasi cosa sui propri account personali, sui social media, quando le emozioni sono intense. Che se no potresti hurt the feelings of the others. Potresti fare del male a questi bambini che non sono abituati a essere contrastati. Allora, non lasciare che le tue emozioni abbiano la meglio su di te. Una parola. E ha detto Rettile qua. Evita la condivisione eccessiva. Attenzione. Quindi molte cose, schiavo, le devi tenere per te, non le condividere e tienile per te, perché insomma non è bello dire tutte le cose, magari ci sono cose che tu stai esplodendo dentro, tienile per te perché insomma potrebbe essere insomma, che ti penti domani, quando sarai morto, insomma, dovrei fatto cose che forse non dovevi dire. Allora, sebbene ci siano molte cose che potresti voler pubblicare, è meglio peccare con... Peccare con cautela, questo è tradotto, quindi con cautela quando si tratta di condividere informazioni personali come nome completo, ahia, non lo fare mai, caso, posizione, caso, informazioni finanziarie e qualsiasi altra cosa che renda facile rintracciarti, caso, minchia, abbiate paura, caso, viviamo in un mondo digitale in cui vogliamo documentare praticamente tutto ciò che sperimentiamo, ma la condivisione eccessiva di informazioni specifiche su di te, la possibilità di altri di rubare la tua identità, ha detto Rettile. Ecco, proteggi la tua privacy, pecora, proteggi a caso. Noi Rettili sappiamo tutto di te, però tu proteggi a caso, ci sono i cattivoni qua che ti vogliono rubare, fare, no? È un mondo cattivo qua, internet, eh. Rimani aggiornato sulle tue impostazioni sulla privacy per assicurarti di essere aggiornato. Rettile suggerisce di dedicare un'ora almeno ogni 6 mesi, 6 mesi, per valutare le impostazioni sulla privacy. Ok, ogni 6 mesi proprio devi controllare le impostazioni. Utilizza più di un motore di ricerca. Attenzione, ah, certo, sono tutti i nostri Rettili i motori di ricerca, però tu utilizzano più di uno. Un altro aspetto dell'essere responsabile è essere responsabile del progresso del proprio cellulare. Anche se il tuo motore di ricerca di riferimento potrebbe essere Google, dovresti tenere a mente gli altri motori di ricerca, sempre nostri del Rettile, però noi ti diamo tanta scelta quando ottieni informazioni. Ecco, prendi in considerazione l'utilizzo di motori di ricerca no, come Startpage, DuckDuckGo, tutti i nostri, Swiss Cows, sono tutti i nostri, però, eccetera, eccetera. Ok? Proteggi e modifica regolarmente le tue password. Ecco, perdi tempo con le tue password al cazzo, schiavo di merda, perché tanto noi sappiamo tutto di te, ti entriamo con quando cazzo vogliamo, sappiamo tutto con qualsiasi cosa scrivi e pensi anche, abbiamo anche tecnologie per entrare nel tuo pensiero, ma tu devi la sicurezza prima di tutto. Allora, Rettile suggerisce di creare un accesso univoco per ogni sito web. Certo, come no, certo. Controlla da dove provengono le tue informazioni. Il controllo dei fatti sulle tue informazioni è un passaggio fondamentale. Prima di fare clic con condividi, nel clima odierno è facile trovare e diffondere disinformazione. E se non si controllano le fonti, caso, eh? Le fonti prima di tutto. Ci sono esperte del Rettile? Sì o no? Segnalare attività illegali e comportamenti scorretti, caso. Rettiler. Sottolinea che una parte fondamentale dell'essere un buon schiavo digitale è segnalare attività sospetta, caso fai la spia, cyberbullismo per evitare che si verifichino altri casi in futuro. Ecco.
se vedi qualcuno coinvolto in un atto di cyberbullismo caso, it's hurting the feelings of some pussy, dovresti denunciare immediatamente il suo account coso. Inoltre, se qualcuno pubblica qualcosa che potrebbe essere illegale, dovresti segnalare anche quello, caso. Quali sono alcune risorse chiave da utilizzare? Ci sono una varietà di risorse a tua disposizione. Allora, il Centro per l'Alfabetizzazione dei Media. Eccetera, workshop, biblioteche, corsi, associazioni. 5 domande sulla professione. Abbiamo finito, quindi siate dei buoni schiavetti digitali. Ok, ragazzi? Alla prossima.